Sai, eravamo piccoli, in pochi, ma grandi sognatori. E tutto ci appariva più immenso. La gente, i pensieri, le parole, le idee. Avere 12 anni e voler fare rap. Salire sul palco a 15 e vincere il tuo primo contest di freestyle. Quello è stato un upgrade. Le prime uscite, dalla provincia a Milano, esporsi, mettersi in gioco, i volti, i finti sorrisi, essere costretto a recitare. Ahimè, anche quello è stato un upgrade. Ho sempre pensato che se tutti regalassimo un sorriso, non saremmo in guerra. Mi sbagliavo. Sognare di stringere la mano ai tuoi miti ed essere contattato da loro. Upgrade. Guardare la televisione e poi finirci dentro per parlare delle cose che più ami. Upgrade. Passare da un paio di scarpe a 10, 15. Upgrade. Avrei potuto pensare di non farcela. Sai, le paranoie, trovare una scorciatoia, stare seduto in un bar, puntare il dito, commentare tutto ciò che mi circonda. Fingere di vivere. Downgrade. Nah, invece mi sono alzato e ho detto vaffanculo. So quel che voglio, non mollare mai, rischiare sotto i riflettori della città, lontano dal buio della tua zona. Upgrade. Là fuori è il caos, la confusione, il rumore, le prediche, i giudizi. Io non so dirti che cosa sia giusto o sbagliato, però penso che dovremmo imparare ad ascoltare il silenzio prima di dare un senso alle parole. Imparare a camminare da soli prima di trovarci sulla strada che conduce a noi. Insomma, essere l'upgrade di noi stessi. Benvenuti alla nuova puntata del nuovo anno 2014 di The Flow. È iniziato così il mio, insomma, il mio 2014. Upgrade coming soon, regia Moca ovvio, ragazzi, mi raccomando, coming soon, anche questa è una piccola news. Insomma, benvenuti a una nuova puntata del 2014, anche quest'anno, insomma, perfetto stile The Flow. Grandissimi ospiti, direttamente dall'underground, mainstream del rap hip hop italiano, grandi interviste, insomma, esclusive, perfetto stile The Flow. Oggi iniziamo al top, insomma, con un artista top dell'underground italiano. Lui è un grande liricista, ama mischiare un po' il reggae con l'hip hop, con rap. Stiamo parlando, tra l'altro, è un paesano calabrese. Easy One nel posto, trombette per Easy One. Paura, poi dopo ci collegheremo anche via Skype con Sciocca, insomma, coming soon tutto quanto, capirete meglio di cosa stiamo parlando. Io vi faccio subito una domanda, innanzitutto, l'avete visto lo speciale dedicato alle quattro rime per la Sardegna l'1 gennaio, il primo? O vi siete scassati, eravate in hangover? Vabbè, peccato perché è stata una bomba, però la Macete non rimane mai ferma, infatti ha già annunciato il nuovo progetto del 2014, che è proprio l'album di Enigma, quindi trombette per Enigma. Ha deciso di lanciarlo con un video rap crudissimo, senza ritornello, foga. Noi salutiamo Enigma, tutta la Macete, e ci vediamo dopo con Easy One. Yeah. Marcello, non a caso, la classe di Mastroianni. Yes! The Flow parte così al top, rap crudissimo, hardcore proprio. Big up Enigma, era foga. Ragazzi, è arrivato il momento di presentare l'ospite, il primo ospite di quest'anno. Lui è un artista top dell'underground, calabrese, spazia molto tra reggae e hip hop. Qui a The Flow, Easy One. Yes sir! Ciao Easy, come stai? Tutto bene, tutto bene. Comparuzzo! Come è passato il Capodanno, bene? Non si può dire, questa roba non si può dire. Stavo dicendo, insomma. C'è qui con noi oggi Easy One. Bella. No, sì, insomma, è andato bene Capodanno, a te? Tutto bene, tutto bene. A posto. Allora. Non ho suonato, è la prima volta che non ho suonato, ma ho mangiato comunque per... Vabbè, insomma, per poi da calabrese, insomma, ci siamo capiti, insomma, sì, ci siamo andati belli siamo pesanti. Capitissimi. Però adesso non siamo qui featuring Benedetta Parodi, parliamo di rap, per favore. Allora, Easy, io so benissimo chi sei tu. Però raccontaci la tua storia, di dove sei originario? Io sono originario, allora, facciamo così, mi chiamo Easy One. Ciao, sono qui perché voglio una ragazza. Non dire cosa sto scherzando. Allora, sono di Reggio Calabria, mi sono approcciato alla fine, più o meno metà degli anni 90, la seconda metà degli anni 90 all'hip hop, come hanno fatto tutti con i dischi mostri sacri dell'hip hop. Ancora lì non era infatti presente il reggae, il folk che poi sono venuti dopo. Okay. E ho iniziato a breccare in modo scandaloso, ho iniziato a taggare in modo scandaloso, poi un pochino mi sono trovato bene a fare le rime.
soprattutto a fare freestyle. Mi piaceva proprio fare freestyle, buttare fuori i concetti. Questo comunque sempre giù a Reggio, sì, no? Sì, esatto. Sempre a Reggio Calabria. Io sono originario di Gioia Tauro. Wow, big up Gioia Tauro e tutta la Calabria. Gioia Tauro. Un bacione calabrese. Saluti ai calabresi. Esatto. Comunque stavo dicendo, poi mi scatta la parlantina quando siamo qua nella panchina. No, non ti preoccupare, non ti preoccupare, come se fossimo seduti proprio. Perfetto, allora rilassiamoci. Su una panchina. Stavo dicendo, quindi nelle prime esperienze c'è soprattutto il freestyle, quindi il freestyle l'ho usato come un modo per esprimere i concetti, un modo per proprio per buttare in faccia la realtà, non agli altri MC in generale. In maniera molto spontanea, sì, insomma, bello, parlare. Poi ho iniziato a scrivere, a buttare giù qualcosa in modo comunque immaturo, come fanno tutti i rapper piano, all'inizio. Insomma. Piano piano ho cercato, ascoltavo ancora poco, cioè nel senso ascoltavo molto italiano e poco ancora americano, conoscevo ancora poco la realtà americana. Come tutti, un po' piccoli passi, insomma, sì, poi ti sei fatto una cultura. Ti avvicini esatto. Come sempre grazie, che ne so, agli articoli, per dire anche ai Sangue Misto, ai Sottotoni, all'Area Cronica, eccetera, eccetera. Poi piano piano ti fai una cultura musicale, esatto, ti espandi. Ampli, cercando di andarti a trovare quello che ti piace realmente e quello che non ti piace. Io cerco comunque di ascoltare tutto. Però tu hai ascoltato anche tanto reggae, no? Sì, esatto. Dopo. Queste due passioni, cioè, sono andate sempre a pari passo oppure il reggae è venuto dopo? Il reggae è venuto dopo, però realmente la mia passione... Allora, ti dico, io mi ritengo un rapper. Ritengo un rapper che, tra parentesi, sporca il rap con il reggae. Sporca, questa ovviamente. Questa è una cosa figa, sì. Cioè, sì. Nel senso, cerco di dare al rap... delle sfumature. Sì, delle sfumature che diverse. Non sono le 50 sfumature di grigio, ma le 50 sfumature di rap meno male, di Easy One. Meno male. Stavo dicendo, poi voglio dire, DJ Kulerk non è che era di Gioia Tauro, come dico io. No, cioè, grande Kulerk di Gioia Tauro. Grande Kulerk di Gioia Tauro, lo salutiamo. Esatto. No, mi è venuto in mente per il grande concerto di Kulerk che c'è stato. No, stavo dicendo, poi cerco comunque di farcire il rap con delle melodie accattivanti il più possibile e cerco anche di avere un mood abbastanza consapevole. Poi dire sono un artista consapevole non lo devo dire io, cerco di esserlo, cerco di essere più vero possibile, ovviamente. Però io posso la testimoniare che sporca benissimo dal vivo. Infatti ti faccio sporca bene dal vivo, ti faccio anche i props quando andavi in Extra Beat. Ah, bella grandissimo, meno male. Big up. Ma tu ti ritieni più un nostalgico dell'hip hop oppure uno che guarda avanti, insomma? Assolutamente è un po' di... non mi ritengo un purista, sono affezionato alla Golden Age, cioè io sono nato con quello e non posso negarti che sono nato con quello. Però dico, però in generale ti posso dire che cerco di ascoltare tutto. Per giusto, dire, io ti faccio esatto. un esempio stupido, ti faccio un esempio stupido. A me Pusha T. Yeah! No, yeah. Tecnicamente non mi era mai piaciuto, però ho detto, cazzi, non si può dire. Vai. Ascoltalo, cioè ascoltalo, vedi giusto. Che cosa fa. Non cosa è che non sei fa. Uno di quelli che dici, vabbè, cioè, Pusha T fa un po', fra virgolette, lo swag, allora no, perché mentalità ci sono, aperta. No, ci sono dei singoli di Pusha T che sono fighi, come ci sono dei singoli di... un artista magari anche Golden Age che spaccano, altri bravissimo. Che non spaccano. Però per esatto. imparare, secondo me, dalla musica, io mi sono imposto, soprattutto in questi ultimi 3 anni, di ascoltare tutto. No, esatto. Perché se non ascolti tutto non impari nulla. Cioè, se tu ti fissi con un genere, oltre che poi ti parlo non solo evolvi, di Pusha T, ti parlo di ascoltare il cantautore italiano, di ascoltare la musica inglese, la musica americana. Tutto, cioè, ma anche, tutto. Anche il country, per dire. Bravissimo. Esatto. Ma... Big up Johnny Cash. Grandissimo. Vedi, si vede la pancia, non me l'hai non ti preoccupare, non ti preoccupare, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Usiamo la scusa di Capodanno e di Natale. Di Capodanno. Esatto. Ti stavo dicendo. E quindi cerco di ascoltare tutto. Non ovvio poi dirti che mi ascolterei 10 dischi di Pusha T, ti dico di no. No, chiaro, però ma quelli poi sono gusti. Però insomma una mentalità aperta gusti. E sono ascoltare gusti. Sia la Golden Age, ad esempio sì, passo uscito... da Mos Def, passo a esatto. Sean Price, passo a... Vabbè, poi ti dico Kebleton, Buju Bant. Sì, 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 artisti legati al reggae, esatto. Ma è giusto spaziare, anche a me è la stessa cosa. È uscito il video di Fred Rostar, che è degli Onyx, per dire, me lo sono pompato. Poi subito dopo quel tamarro di Chief Keef, bang, capito? Robe che non c'entrano niente. No, ma poi, ripeto, come ho detto prima, non voglio essere ripetitivo, però uno per imparare deve ascoltare, tutto, non ce la devi esatto, ascoltare, devi aprire quanto. Le orecchie. Mentalità aperta, orecchie aperte. Mentalità calabra. Mentalità calabra, ragazzi. Calabra. Allora, tu, comparuzzo, sei qui comunque a The Flow per presentarci anche il tuo nuovo video, che è proprio Il Mio Nome, no? Il Mio Nome. Ma questo video fa parte di qualche progetto a cui sì, stai lavorando? Sì, praticamente sarà contenuto dentro il mio album ufficiale solista, che però ancora, di cui ancora non ti svelo tutto perché è ancora lontana l'uscita. Va bene. Però ti posso dire che per la prima
prima volta ho lavorato con un arrangiatore, ci sono stati grandi big all'interno dell'album che non ti svelo, ma che veramente ho avuto però la possibilità di aver dentro. E questa l'album è una cosa top, però una cosa già possiamo svelarla. Comunque nel video c'è anche Sciocca. Un certo DJ Sciocca. Un certo DJ Sciocca. Che salutiamo, dopo lo vediamo anche via Skype. Come siete entrati in contatto te e The King DJ Sciocca? Ti dico subito, ci siamo visti in un sacco di live. Uh-huh. Io come sempre non vado a scocciare la gente, non vado a ciao, facciamo il featuring assieme, sì, sì, ciao, sì, 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 eccetera, eccetera. Allora, dopo che mi ha visto suonare, si è avvicinato, ci siamo fatti i complimenti a vicenda, però in modo spontaneo senza fare sempre finti sorrisi. Siamo tutti bravi e siamo tutti, esatto, scarsi. E quindi avvicinandosi ha fatto dei props che non mi aspettavo, perché li ritieni sempre, mostri sacri, li ritieni sopra di te, ma esatto, è sbagliato, perché poi tu comunque devi scrivere la tua pagina, non devi sentirti minore. No, beh, a livello musicale, in senso, siamo cresciuti. Oh, ovvio, con quella roba lì. È esatto, ovvio che esatto, loro per noi sono dei punti di riferimento, esatto, e lo sono da sempre. Però nulla, lui si è avvicinato nel suo modo che conosci bene, allora, okay, eccetera, eccetera. E nulla, mi ha fatto dei complimenti e io gli ho detto: guarda, un giorno mi farai una base quando vorrai tu. Lui mi ha detto: sì, va bene, allora dai, ti faccio una base. E insomma è andata così, e poi alla fine mi ha fatto questa base che mi ha cucito addosso, ti dico la verità, lo ascolterai. Un po' anche con la cappella del pezzo, nel sì, senso con le voci? Io praticamente ho mandato un'orientativa di pezzo su un'altra base. Lui ha fatto come un remix, però realmente ha dato il suo. Sono curioso, siamo curiosi. Il mio nome è Easy One, The Flow, Less. Il mio nome, trombette per Easy One qui a The Flow, una bomba, insomma sporcato alla grande il pezzo, Big up, grande. Dai, Easy. Grazie. La regia di chi è il video? Che Idioma. Ok, salutiamo. Che Idioma, che hanno fatto anche il video di Benzina con Blow B. Perfetto. Saluto oltretutto Blow B di DJ Dafti, con cui abbiamo fatto Mad Block, massimo rispetto. Grandissimi, miei fratelli. Sempre qui in diretta a The Flow, il mio nome, l'abbiamo appena visto, barra sentito, qui insieme a Easy One. E a proposito di collab e DJ Sciocca, ci colleghiamo col King Sciocca. Ci sei? Via Skype. Fiscada, eccoli qua. Ciao Sciocca, scusa se ti diamo le spalle, noi ti vediamo proprio davanti a noi, di fronte. Perfetto, però scusa se, perfetto, scusa se, e sei anche un bel ragazzo per noi. Scusa se ti diamo le, oh, attenzione qua con, no, no, nel senso, lo sa. Allora Sciocca, come stai? Tutto bene? Bene, bene, mi trovo bene di spalle, attenti, occhio, eh. Ok. Attenzione. Allora Sciocca, io partirei subito con una domanda legata anche al video, a Easy. Com'è nata la collaborazione con Easy One? Bah, ti do la sua versione o la mia? Ma lui già, cioè, no, aspetta, lui già ci ha dato la sua versione. Ho detto qualche cagata così. Esatto, non è che... lui ci ha già dato la sua versione, tocca a te. No, ci siamo visti, sai, a qualche live, eccetera, eccetera. È vero, è vero. Cioè, combaciano. No, ma aspetta, perché dopo, il giorno dopo, io non mi ricordo niente. Ma come? Qualcosa, allora magari... col tempo ci siamo conosciuti meglio, abbiamo detto boom, facciamo la bomba, e il resto è nato in automatico. Insomma è nata una bella bomba. Infatti, cosa ti piace di lui, Sciocca? Ma l'approccio, attitudine, tanto per cominciare. Ok. E anche il suo background che gli permette di scrivere in un certo modo. Perfetto. Adesso ti butto giù una domanda, cioè te la butto giù un po' così, ma lo inserirete anche nella vostra etichetta Io di emergenti? Io non ho detto niente. Unlimited platform niente. Oppure no? Dai. Forse anche Struggle, forse Platform. Hai capito. Va bene. Insomma, coming soon, lo sapremo presto. Questa è registrata, quindi adesso questa è registrata, la dovete accollare. Quindi ci sono le prove, Sciocca. No, attenzione. Non è vero. L'ho firmato col sangue. Ok. Sciocca, ne approfitto. Tu qualche progetto nuovo, qualche featuring, qualche collaborazione, altri video, altri scratch? Ci sai dire qualcosa? Me l'hai chiesto te? Io vado, sì, in self promo. Oh. Questo è il Posse Cut, che è il regalo che i nostri Versity, uh-huh, e a tutti noi dentro. E durante l'anno usciranno tutti: Cali, Green, Mista, Stocca, Mad Buddy, Frank, Marsiglia, tutte cose. Gamon. Insomma, usciranno un bel po' di robine. Insomma, Limited Struggle spaccherà il 2014.
tutti quelli nella crew usciranno centellinati un pochettino alla volta durante il 2014. A mitraglietta tutti, ta 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 tan, tutti quanti. Bam 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 bam! Grande, grande Sciocca. Sciocca, allora noi ci sentiamo presto. Io te lo chiedo proprio io perché mi fa piacere. Quando escono nuove robe, nuovi video, vieni anche tu qua perché voglio beccarti qui in diretta. Ma non è venuto per fare il figo, guarda. No, però devi venire, Io arrivo sempre, che ormai sono vecchio, sono appena stato a Vienna da Filmella. Non mi potete far troppi chilometri. Ma smettila, dai! Mi scoppi la pompa, come si dice da parte mia. Va bene, Sciocca, è sempre un piacere. Saluti, King! Bella! A presto, ciao, bello! Ciao! Yes, grandissimo King, come sempre. Sì, sì, ma... Allora, salutiamo DJ Sciocca e tutta la Unlimited Struggle. Allora, abbiamo un minutino, quindi ti faccio due domande proprio sprint. Sì, no. Ok, allora, cosa succederà adesso? Adesso? Sì. Adesso ma io... proprio adesso, no, in questo momento. Cosa succederà? No, vabbè. Se non ci fosse un minuto, magari lo facciamo dopo. Magari bene, lo facciamo dopo nel corridoio. Dimmi tu, cosa volevi sapere? No, cosa succederà adesso, quindi i prossimi video, prossimi... Allora, in pratica, adesso ci sarà un progetto con Mad Block, come ti ho detto prima, con DJ Dafty e Blow B. Ci sarà il secondo video in uscita dopo il primo, che è stato Free Music, con Paura e Cochi. Vi saluto, massimo rispetto a Paura e Cochi, che hanno dato solidità al pezzo. Poi sto lavorando al mio album ufficiale con Shiva, che è questo arrangiatore di cui ti parlavo prima, e in cui ci saranno i big del rap italiano e del reggae italiano. E poi soprattutto ritornerò a The Flow perché mi guardano male. Esatto, Easy One, seguitelo anche su Facebook. Prima puntata del 2014, Marco Mix Up. Ci vediamo domani, The Flow. Bella merda.